solo come tutte le altre, si chiama Cool Glamour e si basa su due concetti principali. Uno è quello della crociera, tutto quello che comporta la crociera e il tempo libero, e una parte dedicata all'aspetto un po' più di uniforme militare, comprendente l'uso delle paillette mimetiche abbinato al cashmere o al jersey di lino. Queste sono le due strade percorse per produrre questo nuovo progetto PE 2011. L'ispirazione è stata data, come dicevo prima, oltre a chiaramente a una profonda visione di quello che è il mercato, sarà stata stranamente un film di Godard che non è ancora uscito, che era andato a Cannes, si chiama Film Socialism, che parla di questa crociera nel Mediterraneo su una nave costa, e io ho trovato molto interessante il senso, il desiderio che dei partecipanti a questa crociera, l'aspettativa, la modalità di consumo di queste persone anche dal punto di vista del proprio abbigliamento. E quindi da qui, se vogliamo, un discorso mio di interesse, mi è sempre interessato il cinema e questo mi ha colpito. Al di là delle ispirazioni, quello che si vede vincente oggi è questo concept delle stripes, delle righe, nel senso che tutto quello che è riga in questo momento sta diventando cult, e noi abbiamo preparato, diciamo, un set di cult con questo aspetto crociera con le righe, abbinato poi con un melting pot all'uso appunto dei foulard riciclati con la maglia e con le paillettes. Poi l'altra cosa che ha avuto un grande, grande successo è appunto l'abbinamento di giacche militari con top di paillette mimetiche, che sono queste le due grandi cose che hanno interessato di più. E poi per la sera il blu come colore dominante per tutto quello che è evening e cocktail, quindi tutti, diciamo, gli abiti o il tessuto di satin blu oppure in cashmere seta blue night, che hanno avuto un grande riscontro sia in Germania che in Italia ad esempio. E per il futuro, stiamo ripartendo completamente con nuove idee, nuova progettualità. La prima cosa che sta avvenendo è una collaborazione per un grande progetto in Mongolia, una grande azienda, la più grande produttrice di cashmere in Mongolia, che si chiama Gobi, un progetto che è partito nel mese di ottobre e che ha come missione quello di, da una parte, celebrare 30 anni di attività di questa azienda sita in Ulaanbaatar, e con una grande sfilata evento ad agosto appunto in Mongolia, e poi un'altra sfilata in Italia o in Europa quantomeno dopo, per oltre a celebrare far conoscere questo brand anche in Europa. Poi l'altro progetto al quale tengo, che parte con i miei 30 anni di attività, è un libro che dedico alla tricoculture, che racconterà un po' da una parte un po' della storia, della mia storia personale, ma più che altro sarà d'uso e consumo di chi vuole studiare la materia della tricoculture della maglia, che anche a livello, diciamo, più alto, e quindi, diciamo, a livelli di studi di master universitari. Questo progetto lungo è appena partito e non sappiamo il finale di partita quando sarà.